bambini, come state? Spero stiate bene. Questa mattina avevo voglia di giocare con voi con le sequenze. Ve le ricordate le sequenze dei colori con cui giocavamo a scuola? Allora attenzione, ci serve una vaschetta portauovo di quelle di cartone. Io ho preso dei pompon colorati, ma voi potete prendere o dei bottoncini o dei tappi, l'importante è che siano colorati. Poi ho preparato le mie sequenze. Vedete? Ho fatto tante palline di colori diversi. Attenzione, prendo la prima sequenza, la controllo bene e comincio a mettere le palline colorate in corrispondenza di quello che mi dice la sequenza. Prima pallina rosa, prenderò un pompon rosa. Seconda pallina arancione, prenderò una pallina arancione. Terza e quarta pallina sono bianche. Prenderò due pompon bianchi. L'ultima pallina è gialla. Cercherò un pompon giallo. Corretto? Controllate bene, bambini. Corretto. Adesso riprovo. Svuoto il mio contenitore e cambio sequenza. Oh, eccola qua. Due palline bianche, una, due, una pallina rosa. Attenzione bambini, per farlo un po' più difficile io ho preso anche la pinzetta, vedete la pinzetta colorata? Così diventa più difficile. Allora, dove sono rimasta? Bianco, bianco, rosa, verde. Prendo la pallina verde. Un'altra pallina verde. Verde. Controllo bene la mia sequenza. Corretto. Bambini, se volete, potete farne inventarne voi di sequenze. Io qui ne ho fatte tante. L'importante è che prendiate un foglio di carta bianco, con la forbice ritagliate e con i colori create le vostre sequenze colorate. Ok? Divertitevi. Ciao!